Il nuovo prefetto di Salerno dovrebbe insediarsi entro fine mese, se non la prossima, nell'ultima settimana di giugno. Da tempo si parlava di Antonella Scolamiero come possibile successore di Gerarda Maria Pantalone, che alla vigilia di Natale da Salerno fu mandata a fare il prefetto a Napoli. Nata a Roma 59 anni fa, Scolamiero proviene dall'ufficio territoriale di Viterbo, ha una laurea in giurisprudenza e specializzata in studi europei. Entrata in servizio nell'ottobre 85, ha salito tutti i gradi della carriera prefettizia fino alla nomina a prefetto arrivata nel gennaio 2010, quando ha svolto le funzioni di direttore centrale per gli affari generali presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Dal 30 dicembre dello stesso anno è passata a dirigere la prefettura di Viterbo, dopo essere stata a capo di gabinetto della prefettura capitolina. Con il suo arrivo a Salerno si va a colmare una sede vacante ormai da 6 mesi, dal 24 dicembre scorso, per essere esatti. Tra le attività svolte da Scolamiero nel corso della sua carriera si ricordano quella di subcommissario prefettizio presso il comune di Carrara e la missione svolta presso la prefettura di Torino per gli adempimenti connessi all'organizzazione della conferenza intergovernativa dei paesi dell'Unione Europea e del Consiglio Europeo. Più di 30 anni. E ho visto una volta una cosa.